concetto di fake news non implica necessariamente il concetto di social network, non implica necessariamente soltanto il concetto di web, implica il concetto di consapevolezza, di formazione continua. Internet non è nient'altro che uno strumento come tutti quanti gli altri. Il web è un veicolo come poteva esserlo, come lo è ancora la carta stampata o come la televisione. Soltanto che la televisione sappiamo che si accende, scegliamo i nostri canali, ci possiamo abbonare ad un servizio particolare. Il web invece, noi accendiamo il web e così come scegliamo la palestra, il nostro supermercato di riferimento, il mercato di riferimento, scegliamo addirittura anche la parrocchia, il cineforum, così scegliamo il social dove maggiormente le nostre idee e le nostre passioni vengono comunicate. Il problema qual è? Che a quel punto i grossi social network non fanno nient'altro che darci in pasto sempre le notizie che vogliamo noi, perché è chiaro, lui non fa nient'altro che il ragionamento che farebbe un qualsiasi cineforum. Se io vado al cineforum perché mi piacciono i film russi antichi, il cineforum mi farà vedere i russi antichi, ma se il Facebook non mi fa, come dire, poiché mi ha profilato, e questo è un altro problema che poi andrebbe discusso in altro ambito, poiché mi ha profilato e sa quali sono le mie passioni, le mie idee, le mie caratteristiche di passione, di professione, eccetera, lui non fa nient'altro che darmi, tra virgolette, in pasto le notizie che, tra virgolette, più mi piacciono. Io paradossalmente leggerò soltanto le cose che sono abituato a leggere. Molto probabilmente leggerò con difficoltà, proprio perché non le troverò nella mia bacheca notizie che, tra virgolette, non mi piacciono. Però a me piace sottolineare che il concetto di fake news non è soltanto social network, e se parliamo nel web ci sono siti di informazione che non hanno l'autorevolezza giusta, non hanno l'autorevolezza per affermare delle notizie e dire che quelle notizie, tra virgolette, sono vere. Allora, il concetto di fake news non deve essere soltanto collegato ai social, ma deve essere collegato a tutta internet, al web e al concetto di formazione, di consapevolezza d'uso dello strumento e di buonsenso, perché molte volte ci dimentichiamo il buonsenso, ma il buonsenso nella stragrande maggioranza dei casi è quella cosa che ci aiuta per evitare di fare errori.